Via. Allora. Numero 9 del vicepresidente. Approvazione progetto primo soccorso. Aspetta, primo soccorso. Lo presenterei in conferenza stampa. Poi dalla 10 alla 13 sono dei rinnovi o dei rilasci di accreditamento. C'era la modifica, c'è una modifica che arriva, la stanno scrivendo. Quindi dobbiamo provare a cambiare le capacità. C'è un'integrazione. È sulla 5. Ah no, questo non è. È la 10. Passiamo, sì, le ho lette insieme. Che... Allora, sospendiamo un attimo la 10. Che allora, la vediamo alla fine. Facciamo la fine solo a 10? Solo a 10, diamo una cosa. Ah, ecco, allora, la, ah, ecco, questa qua rinviata. No, okay. Sì, ci sta. Un attimo. Sospesa, ok. Poi, numero 14, la riscritta. Vicepresidente Assessore Rossetti. Le linee operative per il percorso di accertamento dello stato di handicap fine dell'integrazione scolastica. Ah, questa è quella cosa. No, ma la Lorena dice che ci sono delle linee semplificate a livello nazionale. Però semmai perché mi hanno detto che nel decreto quello della semplificazione amministrativa non è ancora passata. Vabbè, noi facciamola perché c'è una specialità. Se no non riescono a programmare il numero degli insegnanti di sostegno. Allora 18 assessore per l'angelo era quella che vediamo, no, okay. 16 la 15, la 15. No, ma la 15 era quella c'è che era passata, già fatta, l'abbiamo fatta, è salvata perché sono questioni nominative, l'abbiamo tutta, ma possiamo anche dirlo. Abbiamo fatto l'integrazione delle nuove, dei nuovi idonei e insieme abbiamo approvato il bando che la chiede, viene pubblicato perché tutti coloro che sono nel bando, nell'elenco dei direttori, comunichino se sono in piacenza o no, si fa l'aggiornamento anagrafico. Se sono diventati se non rispondono vengono cancellati. Perché ci sembra anche giusto che dai un bando un po' nuovo alla prossima giunta, che voleva cominciare un bando di votazione, non c'è un elenco di chi si possa superare. Poi il numero 18, assessore Berlengeri, che ha delegato l'assessore Rossi, i borghi di eccellenza, identità locali, cultura e tradizioni popolari. Numero 19, sarebbe Berlangeri, approvazione e edizione bando per il sostegno ai soggetti privati per realizzazione di festival cinematografici. Io. Numero 20, assessore Cascino, comune di Moneglia, conferenza di servizi, articolo 59, legge 3697, per approvazione e variante al PUA in ambito RSM, fronte mare. Sì. Abbiamo trovato la soluzione. Bene, via. Poi numero 21, assessore Guccinelli, una riscritta. La facciamo giovedì. Giusto giovedì, lo sapete tutti, no? Sì. Io non ci sono. Martedì comunque nel mare. Noi abbiamo bisogno di una straordinaria martedì, ma la giunta quindi venerdì non ci sarebbe. Non ci sarebbe, io pensavo. Non ci sarebbe. Ne parliamo alle 12:30. Allora adesso ci siamo. Numero 22, assessore Guccinelli, seconda integrazione, incarico conferito a Liguria Ricerche con l'IGR 965 del 2011 per il supporto attività autorità ambientale regionale nell'ambito della procedura di approvazione della programmazione 2014-2020, impegno di 154.818 euro. Si può fare anche la 21, perché dobbiamo fare un approfondimento. Allora va bene, quindi la 21...
diciamo. Procedura di via regionale, impianto chimico fisico, allora ok, perfetto. Ma oggi di via negativa, cioè. Sì. Sì, ti ricordo che l'altra volta l'hai posta, no? Loro dicono che comunque serve per i rifiuti liquidi, che non ce ne sono, quindi dovremmo semplicemente importarli da fuori e quindi, come dire, va a occupare dello spazio. Occupa spazio non funzionale, serve nazionale ad altri impianti che devono realizzare. Il numero 23, assessore Paita, parere vincolante ex articolo 9, legge regionale 58 del 2009, variante sostanziale al piano di bacino del torrente Polcevera in provincia di Genova per aggiornamento cartografico e normativo e criteri di indirizzo. E qui appunto l'aggiornamento cartografico come gli altri 5 bacini. Il numero 24, assessore Paita, legge regionale 20 del 2006, articolo 43, modifica della deliberazione 1746 del 2013 di approvazione del piano regionale di interventi inerenti alla difesa del suolo relativamente al finanziamento concesso al comune di Sora. Questa è importantissima, che è quella famosa vicenda del Rio Cortino. Io, per cercare di rimediare subito a una parte del problema, rimodulo questo finanziamento, interveniamo e diamo la possibilità al comune di intervenire subito. Ma quanto è questo finanziamento? Questo qui sono 382.000. Però il problema è molto più articolato. Ma l'altra va bene, perché mi dicono tutti che se quello che è successo non va bene, si va a disastro. Stavo appunto dicendo, non solo abbiamo guardata bene, siamo andati a fare i sopralluoghi, siamo preoccupatissimi e io voglio condividere con la Giunta questa preoccupazione. Io ho scritto una lettera al sindaco dicendo di prendere intanto dei provvedimenti, di prendere dei provvedimenti rispetto, diciamo, alla necessità di anche attivare dei piani di sicurezza per i cittadini. Abbiamo scritto questa lettera, diciamo, un po' a tutti, ho chiamato De Angelis, ho chiesto a De Angelis di fare dei sopralluoghi con i suoi tecnici lì. Credo che già anche ora non c'è, abbia già concordato anche la data. Per il momento possiamo fare questo intervento qui, però poi per il resto servono risorse. Sì, se diciamo, dico, inizio diverso, ma c'è un po' quell'effetto di Navaglio. Esatto, è veramente, veramente serissima la situazione. Quello che bisogna fare noi è questo, che dopo il resto ci vogliono soldi. Numero 25, assessore Rossetti e Paita, deliberazione numero 4 in data 25 luglio 2014 del Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense concernente il bilancio di esercizio anno 2013, determinazioni conseguenti. Numero 26, assessore Rossetti e Berlangeri, quindi ho parlato con l'attore Rossi, decreto. Le questioni, diciamo, del Lunense, eccetera. Come sono? Chi sono? Paita. Le questioni di immense. Sì, che c'è questa, esatto, perché lì ti ricordi che la Briano aveva poi fermato quella pratica, diciamo, che aveva portato, la riprendiamo, insomma. Numero 26, quindi decreto Rossetti per l'Agenzia per poi numero 27, assessore Rossi, legge regionale 40 del 2009, articolo 29, deliberazione 1466 del 2013, convenzione tra la Regione Liguria e il Comitato Regionale Ligure CONI per il progetto Centro di Orientamento e Promozione Sportiva, euro 9.000. Numero 28, assessore Rambaldi, una proposta di atto amministrativo al Consiglio. Legge regionale 11 del 2006, istituzione e disciplina del sistema del servizio civile regionale, articolo 8,1 e 3, relazione sulle attività implementate e sui risultati ottenuti, programma triennale 2014-2017. Poi dell'assessore Barbagallo, è una richiesta di parere al Consiglio su bozza di regolamento recante modifiche e integrazioni, va bene, quindi su in materia di giudici civici. Una fresca. No, pensavo a soi che ci andasse avanti l'ipotesi di cui si è parlato, magari preparare quei soldi lì potrebbe essere anche interessante. Non spende l'orezza. Già con una riunione con il comune di Lavagna e altre cambiate amministrazione.
fatto io a convocare. Abbiamo provato la tua, Giovanni. C'è un problema sul sede della sicurezza del Parlamento vicino all'ospedale. Il Vittorio sempre. Cioè c'era un... Allora, del Presidente, modifica alla deliberazione 1206 del 2014, istituzione dell'osservatorio regionale in attuazione dell'accordo sancito dalla conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 56 del 2014. Del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione. Poi, del Vicepresidente, rinnovo sperimentazione gestionale proposta dall'azienda Asluna Imperiese per la gestione di un centro di urologia di eccellenza all'interno dello stabilimento ospedaliero di Sanremo, finalizzata alla gestione del reparto di urologia. E quella è il proseguimento di un'attività che è in corso prima che arrivassi poi. Ed è l'ultima, abbiamo concordato che si lavora per fare poi il reparto ospedaliero. Assessore Rossetti, approvazione dello schema di intesa fra Ufficio Scolastico Regionale, Regione Liguria, per la realizzazione sul territorio regionale nell'anno scolastico 2014-2015 di un servizio educativo per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Impegno di euro 100.000. Maledetta prima. Sono 96 sezioni che saranno mediamente 20. Sì. 96? Pare che siamo 96 sezioni. Devi rispondere deciso. Allora, incredibile. Io non posso mica raccontare balla in streaming. Dai, dai, dai. Assessore Rossetti, corrispettivo differito conseguente all'operazione di cartolarizzazione di determinazione del fondo rischi ex articolo 3 della convenzione tra Regione Arte di Genova, di cui è la DGR. Questo è andata bene. Assessore Guccinelli, legge regionale 1 del 2010, successive modifiche e integrazioni, modifica la deliberazione della giunta regionale numero 1294 del 24 ottobre 2014. E il bando alluvione, andiamo a una modifica delle perimetrazioni, recuperando tutte quelle situazioni che c'erano state segnalate successivamente alla comunicazione che la provincia ci aveva dato dei territori fuori genere. Oggi potresti dire. Oggi abbiamo fatto un... Sì, dico, ma abbiamo fatto un lavoro sui comuni e sui sindaci uno per uno, ho fatto un po' di giri l'altra mattina, estendiamo a Bargagli, Chiavari, Ciccagna, Leivi, Masone, Moconesi, Montebruno, Orero, San Colombano, Certenoli e Sori. Io avrò bisogno della giunta poi giovedì di fare un ulteriore provvedimento riguardo sempre questo bando relativo a allargamenti della mappatura sul territorio del Comune di Genova, perché stiamo segnalando al Comune tutto quanto ci arriva dal mondo delle associazioni, delle Camere di Commercio, e dovremo andare a fare anche l'integrazione. Ecco, quando è che va in gazzetta sul MUR? La promulgazione dell'assestamento, non riesco a... Quindi ce la facciamo se mercoledì va o giovedì facciamo l'integrazione. Un sms di un elenco che avevamo fatto. Quelli di Solare. Quindi il SEF, portiamo l'aumento di partenza. Ok, sì, oggi informiamo. A livello così... Ministri, ha approvato l'emergenza? Sì. A livello informativo, alla sera del 28, quindi di due giorni fa purtroppo, i modelli E presentati in Camera di Commercio erano 171 per un importo di 7.050.000 euro di danni, di denuncia danni. Sì, l'accelerazione sarà gli ultimi giorni.
Assessore Guccinelli, decreto legislativo 150 del 2006, legge regionale 3898, progetto incremento capacità di trattamento, impianto ITR liquidi non pericolosi, impianto depurazione consortile di Savona, proponente consorzio depurazione acqua e scarico Savonese, parere positivo con prescrizioni. Cos'è? Cos'è? Poi dell'assessore Guccinelli, Vassex, legge regionale 30 del 2012, programma di sviluppo rurale 2014-2020, parere positivo con prescrizioni. E la Vassex sul PSR di Barbagallo. L'abbiamo dovuto fare anche sul porto. Adesso ne arriva un altro, su Alcotra. Poi dell'assessore sempre Guccinelli, programmazione risorse 2,6 milioni di euro per l'avvio di azione di bonifica del SIR Pitelli. Sì, questa è una delibera importante perché noi abbiamo ancora dei residui derivanti dal quando era SIR Pitelli del Ministero di 2,6 milioni. La delibera di oggi le utilizza in questo modo, 1,3 milioni sul territorio del comune di La Spezia, Pitelli, per interventi che consentono di esportare rifiuti nelle aree pubbliche, completare l'esportazione dei rifiuti nelle aree pubbliche e poi esportazione anche di hotspot nelle aree gialle e rosse di proprietà di soggetti non inquinatori, quindi di soggetti che sono colpiti dall'inquinamento e questo per 1,3 milioni. 1,3 milioni invece da utilizzare sul territorio del comune di Lerici per un intervento per rimuovere le fonti primarie di inquinamento nell'area di Pertusola. Per chi conosce la zona lì, fu demolita la vecchia ciminiera della Pertusola, esiste ancora tutto il tubo che viene, sì, tutto il tubo che viene a mare. Questo 1,3 milioni sarà usato in un accordo di programma di cui è protagonista il comune di Lerici e che vede insieme anche l'autorità portuale e il privato che esercita attività in concessione navalmare sul sito interessato, e l'intervento sarà un intervento che cuverà una spesa complessiva attorno ai 3 milioni di euro. Questi argomenti, quello di Claudio, quello di Renzo, qualcuno di Lione, oltre a parlare forse è bene scrivere. Sì. No, lo dico perché è chiaro che magari non ci sono quelle di Spezia, quindi non vedono anche la nazione. Questa cosa è un clausola che viene tutto il comitato portuale di Spezia che ha rinnovato questa società la concessione per vent'anni. Va bene, andiamo avanti. Dell'assessore Guccinelli, e basta, ex legge regionale 30 del 2012, programma di cooperazione trasfrontaliera Alcotra 2014-2020, parere motivato positivo con prescrizione. E la base sull'Alcotra. Del vicepresidente, determinazione delle tariffe inerenti le prestazioni sanitarie erogate dalla CAUP accreditate, dalle CAUP accreditate in rapporto contrattuale con le ASL. Poi del vicepresidente, vabbè, collegata all'altra, avvisi pubblici per l'istituzione degli elenchi per l'avente diritto alla nomina direttore amministrativo e direttore sanitario dell'azienda e sanitario degli enti del servizio sanitario regionale. E del vicepresidente, concorso regionale per assegnazione di sedi farmaceutiche, approvazione schema contratto predisposto dal Ministero della Salute per estensione piattaforma web di quell'articolo 23,12 del decreto legge 95 del 2012, impegno di euro 2.240. E del vicepresidente, adozione ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2012 delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza, aggiornamento tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale. Sono l'adeguamento tariffario previsto da una norma che gira da tempo. Ci sono un po' di aumenti e un po' di diminuzioni. Direi
finito? Ma la mia fuori sacco non vede. Cerco con rispettivo differito da capo di redazione andata. Poi avevamo il bilancio 2013 della ASL 3. Lo consegniamo. Se te le tieni lì? No, io ho una copia, dovresti avere l'originale, se no vi lascio questa, manca la firma di Montaldo. Ma dai, dai, se non c'è la prova. No, poi abbiamo la ripartizione in capitoli di unità previsionali di base per sono andate da giunta, il documento di programmazione economico-finanziario 15-17, l'approvazione del conto giudiziale dell'economo della giunta per l'esercizio 2013 e questa delibera che è leggila tu. Questa è un'altra. Allora, bilanci di previsione, assessore Rossetti, bilanci di previsione per l'anno 2014 delle aziende sanitarie dell'IRS, degli enti del servizio sanitario regionale, determinazione conseguente. Ovviamente ci darebbe un'occhiata con la segreteria, cioè, non ne hanno proprio. No. Vabbè, non è successo niente. Consentiamo alla segreteria di guardarlo, che c'è un salone, eccolo fuori, sa. Bene, mi sembra molto bene. Posso io? 5 minuti e poi finiamo. Vediamo anche. Comunque oggi diamo di là, vabbè, abbiamo messo sul sito una, come dire, un profilo di Selexes, abbiamo scelto anche perché diciamo, mettiamo sul sito così di Selexes, abbiamo scelto anche perché a parte prima cantiere ci aspettiamo di capire se abbiamo già una volta, quindi una grande azienda che non ha ancora messo. L'11 quando siamo giù per esaurire ci proverei a vedere noi. Perché la situazione sta. Se no ci andiamo a posto. Ovviamente. Sta montando un clima giustamente di fortissima preoccupazione. Già sul sito. Poi adesso come argomento strategico, Angelo Bellangeri, qui ci hanno preparato gli investimenti fatti per sostenere l'attività turistica. Attuali si vede che sono stati ammessi investimenti per 56 milioni che abbiamo concesso da Civita Corante, che abbiamo agevolato, che abbiamo già erogato 26 milioni. Sembrava anche questo giusto. No, ma posso che facciamo? No, Poi oggi presentiamo invece due schede. Una è quella di Soi, la scuola, che finisce a marzo, quindi marzo per l'ultimo lotto. Quella qua è l'incendio, la quale siamo occupati molto, gli messi in qualche modo la cosa sia via la fase conclusiva, almeno per il primo lotto. La seconda cosa che presentiamo è una cosa di futura, in casa di Angelo. Il completamento dell'operazione del recupero del castello di Madignano e di Caicedo Condominio. È un'operazione che alla fine cubrerà 1,9 milioni, grazie al rifinanziamento, no? Al cofinanziamento del completamento approvato una settimana fa, adesso riparte e si prevede che la struttura sia inaugurabile nel rapporto finale. Poi vi ho messo le prime cose, credo che saranno quasi, forse ne mancano un paio, guardatevelo un po'. L'8 novembre alle 10:30 fanno quella cerimonia per il campetto di Cornigliano, quindi sport, che è stata inviata per l'alluvione. L'8 novembre inaugurano i lavori di sentire davanti,
quindi a livello sociale, a livello statistico, non so quello di sociale. Poi si è fissato la Val d'Aosta, poi c'è il Trento che larga, del 15, che era stata anche rispostata con la Lugione, credo che abbiano concordato con Claudio la data di Spezia. Si inaugura il penultimo ambulatorio, diciamo, di Spezia, sarebbe quello della militare, essendo poi l'ultimo quello del 24 maggio, del 24 maggio che però è andato. Poi sempre quel giornalismo, non è la spazzatura, in realtà la messa in sicurezza sempre perché è stata è più complicata, insomma, il ripristino la fa la prima volta a 63, con finanziamento ambiente, no? Sì. Come? Poi il 21 c'è una consegna di altri alloggi, altri all'ambito familiare. Si cominciano i lavori la piazza di Renato, credo che si voglia approfittare del fatto che siamo lì per fare la presentazione. È per l'intervento fatto con il progetto Oggi Schiano, con credo il fundraising, no? Americani. E poi abbiamo messo una giornata imponente perché Cesio vuole cambiamo a fare due cose, il Chiusanico lì. Il Chiusanico è inaugurato lì, la sua teoria di aperta, però la regione che quella ma è un'altra parte. Poi ci sarà un'altra cosa, poi bisognerebbe chiudere. Sì, che non perso per l'alluvione, poi faremo ancora un po' di cose. Avete il programma di dicembre, tipo una. Bilancio in centro? No, non ancora. Noi pensiamo il 22, 23, che è lunedì e martedì, il consiglio. Due giorni sono. Faremo solo quello. Abbiamo fatto più giorni. Se non vogliono anticipare di una settimana, possiamo anche fare mercoledì, giovedì e poi casomai lunedì. Venerdì consiglio. Ma tenete presente che bisogna capire anche cosa succede del Renzi, perché quello è un'incognita sostanziale. Mi dice Chiantarino che loro lavorano ovviamente per il maxi emendamento, ed è ancora in dubbio che sia il maxi emendamento Camera da dove parte o il maxi emendamento Senato. Se è il secondo caso, non so come si fa. Secondo caso come fai? Dovrai fare la serie di lancio? No. Problema, chiaramente. Invece, già che siamo lì a questi temi, non ce l'ho fatta ad andare al tesoro. Comunque, la vicenda di là, lo so già, non lo so, comunque con la doccia abbiamo risolto la questione 2013, ci stanno preparando i verbali. Devo ancora fare poi quella cosa della fiscalità, morandoci di fiscalità. Va bene, penso che possiamo prendere un po' di tempo per fare altre cose. Ci sono cose ancora da vedere? No, un'informazione rapida. Noi oggi avevamo la solita scadenza d'esame della spesa del FESR. Avevamo l'obiettivo da raggiungere di spesa certificata oggi di 383 milioni e spiccioli. Quando finisce l'assessore Lucinelli, senta. E abbiamo certificato spesa per quasi 386, quindi siamo 2 milioni e 7 sopra all'importo, all'asticella che ci avevamo posto. Quella del 31 dicembre sarà tosta. Quindi vedremo questi giorni qua uno sforzo particolare, in modo particolare, a tutti i comuni dell'asse 3, perché dove ci sono gli appesantimenti e le lungaggini. Va bene, basta. Siamo solo andati. Sono velocissimi.
Abbiamo finito.